Buongiorno ragazzi, oggi ci svegliamo nei pressi di Nakhera con la tenda, un piccolo accampamento dei nomadi qua, nomadi bicigrini. Comunque questa notte in tenda ci stava, diversa dalle altre, qua nella natura. Sentivi solo, sentite, uccellini. Siamo in partenza ragazzi dal lungo fiume, dal Nakheriglia. Guardate che spettacolo ragazzi, questa è vita. Ho vissuto talmente tante emozioni, ho conosciuto talmente tante persone che ancora non sono riuscito a scrivere nel diario da Roncisvalle in poi. La vita mattutina di Nakhera, tranquilla, fresca nelle sue vie molto strette. Vedete, qua abbiamo la cattedrale davanti a noi. Non ho mai fatto un cammino così bello dal punto di vista culturale e paesaggistico. Davanti a noi ci aspetta una rampa. Bella tosta sembra. Poi queste colline alla vista ingannano, quindi dietro una collina ce n'è sempre un'altra. Raga, incredibile, abbiamo incontrato i primi che lo fanno con l'asino. Abbiamo fatto quasi 20 km e guardate quei paesaggi. Incredibile, poi perché vedete lì c'è la fine della collina. Una volta che ci arrivi ti si apre un altro paesaggio davanti a te, molto simile a quello precedente, ma sempre con delle leggere differenze. Siamo a Santo Domingo della Calzada. 1:30, ma in queste vie c'è un bel freschetto. Paese per paese raggiungerò Santiago! Ce la farò! Sì! Guardate che panorama alla Cruz de los Valientes, che è praticamente questa croce che hanno messo le antiche popolazioni medievali di Santo Domingo della Calzada, i Grañón, e praticamente hanno fatto questa croce al confine per questa guerra che si facevano tra di loro. In cammino Santiago, 564 km. Grande Rocco! Te la fai all'indietro ormai! È il cammino del Santiago in Castiglia y León, una regione infinitamente grande dove c'è León e Burgos. Ragazzi, entriamo con questa mitica discesa rinfrescante. Ah, che bello! In Castiglia y León, la regione dove percorreremo più chilometri del cammino. Abbiamo passato la Francia nei Pirenei Atlantici, poi siamo entrati in Spagna dalla Navarra, abbiamo superato la Rioja, grande regione di vino con il capoluogo Logroño che mi ha sorpreso tantissimo. Ed ecco le frecce e la concia, la conchiglia tipica blu e gialla del cammino con scritto Castiglia y León. Fantastica! Wow! Veramente bello sto pueblito! Pieno di murales, questo è davvero uno spettacolo! Let's go! Yo! I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Ci svegliamo oggi e ripartiamo alle 8:30 da Belorado, una piccola cittadina di 2000 abitanti. E guardate dove abbiamo dormito. Vedete, questa è la parrocchia della cittadina. Qui le cittadine hanno anche solo 1800 abitanti, quindi questa è considerata una cittadina. Lì c'è la mia bici e io ho dormito qua, nell'albergue de Pellegrinos parrocchiale. Guardate che ponte spettacolare. Voilà. Speriamo che non crolli nulla. E il trappo alle 8 di mattina si rimette in marcia per il nono giorno consecutivo di pedalata e siamo esattamente a metà cammino di Santiago. Allora, raga, guardate che spettacolo, 3 km da Belorado si riaprono le magnifiche colline colorate di varie sfumature di giallo e verde della Castiglia y León, direzione Burgos. La Castiglia y León, per quanto non è famosa come la Catalogna, l'Andalusia o altre regioni, sappiate che credo sia la seconda per territorio in Spagna ed è tipo il doppio della Sicilia,
quindi è veramente veramente enorme. Il cammino ne percorre solo una piccola parte, quella di Burgos e León appunto, ma già solo Burgos e León distano tra di loro un 180 km. Raga, ho una brutta notizia. Non sono caduto, ma la sacca su un dosso si è letteralmente piegata a metà. E guardate come sono finiti i miei occhiali. Guardate che salite. Siamo sfasciati. Anche a farla a piedi. È incredibile. Forza, forza! Guardate che figata sto posto. Con i totem, tipo. Lui è il coreano. Corea del Sud rappresenta. Guardate che panorama e sentite che silenzio. Guardate che figata, tutto artigianale fatto dal signore. Siamo in un piccolo paesino, si chiama Ajes, e lui fa tutte queste cose a mano. Vedete? Tutto in legno, spettacolare. Mamma mia, c'è anche il calcetto in legno, che figata. Guardate come va su lì, probabilmente dovrò scendere. Raga, siamo alla croce, c'è una zona militare di qua, però qua era proprio impercorribile con la bicicletta. Nella zona periferica di Burgos, guardate che palazzoni anonimi, sono peggio che in Italia questi. Stiamo entrando nel centro di Burgos, ragazzi, come vedete. Inizia la storia, non più i palazzoni anonimi. Barala qua, la cattedrale, spettacolo. Mamma mia, ci siamo. Cattedrale de Burgos. Cattedrale de Santa Maria. Madonna, è magnifica. C'ho una sete bestia e sto cercando l'albergo, ma guarda che posti che si scoprono. Questa è sempre la cattedrale, ma da un punto di vista diverso, da un punto di vista un po' più in alto. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. It's like the melody goes, yeah, pa 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 da. Mamma mia, che bello è. 17 gradi, 7:30 del mattino. Siamo usciti dopo 7 km a uscire dalla incasinata città di Burgos e siamo in direzione Carrión de los Condes. Non so i paesi che ci sono prima, ma quella è la mia meta di oggi. Quindi ragazzi, se si pedala così è una favola, è incredibile. E ora si canta e si balla, si fa di tutto sulla bicicletta, si mangia, si beve, tutto! È ripartito da Tardajos dopo una breve colazione. Guardate che murales spettacolari che fanno qui lungo il cammino di Santiago. Siamo nelle mesetas. Tra l'altro io ormai ho imparato ad andare tranquillamente senza mani sullo sterrato. Spettacolo, sfumature di verde e giallo, bellissimo. Mi sono tolto le cuffie perché è un momento speciale. Guardate dove siamo innanzitutto, in mezzo alle mesetas. E sono venuto qui alla croce per lasciare i miei cari occhiali. Eccoli. Così i miei occhiali avranno sempre una bella vista. Raga, che figata, mi sono appena fatto le mesetas su, da quel pezzo che ho filmato. In discesa ho toccato i 60 all'ora su sterrato, incredibile. Non penso di non averli mai fatti. Poi è stato troppo divertente, sono sceso come un pazzo. Guardate cosa abbiamo davanti e tutto intorno. Comincia adesso da dove sei, usa quello che hai, fai al meglio quello che puoi, che altra filosofia di vita ti serve. Bellissimo questo messaggio. Siamo nella piccola cattedrale di Ontanas, parlo un po' più forte perché non c'è nessuno rispetto al solito. Abbiamo fatto il timbro, la credenziale l'ho presa, sì, ci siamo. Che figata è! Wonderful! Mamma mia, incredibile! Vedi, si scoprono anche sti luoghi, poi tutto d'un tratto viene catapultato in questo posto magnifico. Una figata sto posto, c'è anche un alberghe. C'è anche un alberghe, però è chiuso perché ancora è mattina e quindi niente timbro. Ah, invece c'è il timbro, great! Bene ragazzi, breve sosta di metà tappa a Castroheriz,
con tanto di timbro, boccadiglio e birra media per proseguire alla grande. E ho riempito la borraccia, ho rimesso un Polase vitale. Polase, guarda, portatevi solo il Polase. No, tranquilli raga, sembra in salita ma è tutta piana, eh. Vacca bestia, qua era piana. Adesso segna il 12% da Castro Heritz. Dai, forza e coraggio. Si va, si sale fino in cima, come in ogni salita. Sono distrutto, sono 35 gradi. È veramente bestiale. Questo è quello che mi spinge fino alla cima. Il paesaggio. È stata una grande impresa riuscire a farla. Siamo saliti da lì sotto, vedete? In un chilometro o due abbiamo fatto un sacco di dislivello. Però sono riuscito a farla tutta pedalando, è incredibile. Un altro ponte romano, ragazzi. I corvi prendono paura del trap e volano via nei campi di grano. Direzione Fromista. Raga, pazzesco, vado più veloce di questa roba qua. Tuffetto, raga. Meglio di no, dai, guarda che alghe che ci sono. Dunque, questo è l'antico canal de Fromista. Vi presento la magnifica Cattedral de Fromista. Questa sì che vale la pena vedere, se è aperta. Sacco di cattedrali ho visto. Quella è aperta, fantastico. Allora si entra. Cattedrale piccolina, però si sta bene al fresco, che ho sudato un sacco. Siamo appena entrati a Villarmentero de Campos. Guardate che bello che è questo perito. Ma sei bellissimo, sei. Guardate quante pecore ci sono. E l'asino. Qua sta venendo un temporale però. Le oche, un asino, un'altra pecora enorme. E a 35 all'ora entriamo nel paesino d'arrivo di oggi, Villa El Cassar de Sirga. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly.